Salve a tutti i nostri spettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Come Don Chisciotte incontra. Oggi purtroppo Massimo non si è sentito troppo bene, doveva esserci lui a fare l'intervista, sarò io a farla per lui. Oggi abbiamo un ospite assolutamente eccezionale, endocrinologo all'Università di Roma, Folo Italico, recentemente sospeso perché rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid-19, abbiamo il professore Giovanni Fraiese. Benvenuto, professore. Buongiorno, grazie. E allora, iniziamo subito con la nostra piccola intervista parlando di vaccini Covid. E allora, parto subito con una domanda sulla vaccinazione eterologa, chiamata eterologa, io lo chiamo cocktail. Molti sono stati costretti addirittura a iniettarsi vaccini diversi tra una dose e l'altra. Quali sono le conseguenze che diciamo, un corpo umano può andare incontro se fa questo mix, diciamo, di vaccini? Mi fai una domanda complessa perché non lo sappiamo, ma il problema è proprio questo. Questo è un altro degli esempi dal quale si può capire il tipo di scienza al quale siamo arrivati oggi. Normalmente prima di fare una scelta terapeutica di questo tipo, cioè per esempio sommare a un vaccino precedente uno di tipo diverso, ci sarebbe bisogno di fare degli studi che vedano se l'efficacia viene mantenuta, se c'è un'interazione, se ci sono altri problemi. E invece siamo arrivati qui a darlo così come capitava, senza nessuna indicazione, dicendo che andava bene comunque, anzi probabilmente era anche migliore. Però anche qui, dire una cosa del genere senza portare dei dati di ricerca significa che non lo dice la scienza, significa che lo dice la politica o l'economia o non so neanche chi. Il vero peccato è questo, perché la scienza bisogna che ce la riprendiamo, altrimenti senza i dati le scelte sulla pelle delle persone, francamente, diventa un discorso che è già stato antiscientifico, rischia di diventare una pessima abitudine. Certo, no, capisco, ha ragione. Onestamente, diciamo, se non si hanno dei dati di riferimento non si può parlare di scienza, si può parlare di opinione, si può parlare di tante cose. E oggi, da quello che si vede nella televisione italiana, dicono, secondo me, danno per scontate troppe cose. Anche gli stessi scienziati, almeno quelli che chiamano scienziati, la scienza dovrebbe contraddirsi, almeno, diciamo, se non è scienza. La scienza ha bisogno dei dati, cioè se uno parla senza avere i dati davanti, francamente non stiamo parlando di scienza, viene spacciata per scienza, ma in realtà Esatto, è una fede. è una fede, è una cosa che bisogna credere soltanto perché bisogna crederla, senza dare un motivo scientifico. Secondo lei, diciamo, una cosa del genere, che ha obbligato milioni di persone a farsi anche questo cocktail, potrebbe essere, diciamo, potrebbe esserci, diciamo, gli estremi per una possibile causa contro lo Stato un giorno per queste persone, ad esempio. La sfera legale, per fortuna, non mi appartiene ancora, però torno sullo stesso concetto che ho appena espresso prima, così come la storia nelle donne in gravidanza, dove è stato consigliato la vaccinazione a livello di AIFA, a livello di ordini dei ginecologi, senza aver fatto nessun tipo di prova clinica prima di farlo, se non un numero molto ristretto, dall'altro, di topi. Questo indica, come in questo caso, che si entra di fatto in sperimentazioni senza nessun dato. Io penso che se un giorno la magistratura si realizzerà che quello che è stato fatto non è stato fatto secondo i dettami della scienza, anche se è stato spacciato per tale, allora probabilmente alcune incongruenze diventeranno, immagino, rilevanti anche a livello legale. È un problema di consapevolezza di chi giudica, che fino a questo momento ha sentito solamente una campana, è sicuramente entrato a far parte della campagna vaccinale, perché i magistrati sono stato il secondo gruppo dopo i medici a essere obbligati. Ovviamente una volta che uno ha aderito, seppur diciamo per input statale, alla sperimentazione, diventa anche umano non difendere la scelta che si è fatta in qualche maniera. Certo, diciamo, alla fin fine è anche una questione di coerenza,
io conosco diverse persone che l'hanno fatto perché non, diciamo, erano obbligate, ma non erano convinte per nulla. L'hanno fatto perché hanno visto la violenza, hanno visto che altre persone l'hanno fatto, insomma. Non c'è stata una vera e propria base scientifica su quello che hanno fatto negli ultimi due anni e mezzo, quello, da quando è iniziato questo, diciamo, questa cosiddetta pandemia. Adesso andiamo un altro aspetto. Io ho sentito parlare tantissimo di riacutizzarsi di patologie pregresse di persone che si sono vaccinate, anche persone che ho conosciuto. Dopo il vaccino molte persone hanno delle riacutizzarsi di patologie che avevano prima, oppure malattie totalmente nuove. Lei, insomma, cosa ci dice dal punto di vista... lei è medico, endocrinologo, di questi effetti che si stanno scatenando nelle persone dopo questi vaccini Covid? Allora, sono documentate sempre in letteratura una serie di cose che si chiamano case report, cioè i medici descrivono un caso clinico che gli è successo e lo pubblicano perché è particolarmente interessante. E ce ne sono a decine, se non a centinaia, in questo momento anche qualcosa di più, cioè dei group report, ovvero sia più pazienti che sviluppano lo stesso tipo di problema medico, per esempio a seguito della vaccinazione. E è stato pubblicato, per esempio, il riacutizzarsi dell'herpes zoster, che in qualche maniera normalmente è in una fase quiescente all'interno del corpo. Se si abbassano le difese immunitarie, allora tende a riemergere fuori. Dico questo perché una delle ipotesi che si fa è che questa forzatura a produrre un grande numero di anticorpi verso, per esempio, la spike, potrebbe in qualche maniera disorganizzare, questa è solamente un'ipotesi, anche se ancora non è confermata, ci sono dei dati preliminari che lo fanno pensare, e quindi in qualche maniera a portare uno squilibrio al sistema immunitario che, mentre è iper impegnato a produrre una certa classe di anticorpi, in qualche maniera perde l'armonica forza di tutto quanto il sistema immunitario, e quindi c'è la possibilità di patologie precedentemente presenti ma tenute a bada che riemergono fuori. Nel campo mio stesso si è visto, per esempio, sia il flare-up, cioè il fatto di un ritorno di importante della patologia della tiroide di Hashimoto, del morbo di Graves, che sono patologie autoimmunitarie tiroidee, sia la comparsa di queste patologie su base nuova a seguito della vaccinazione. Non c'è chiaramente un evento che è stato definito correlabile, questo perché questo diventi correlabile a livello scientifico deve succedere in un numero sufficiente di casi che siano pubblicati in maniera tale da poter vedere se c'è un nesso di causa effetto. Quindi, ecco, credo che nella storia delle persone tante l'abbiano vissuto comunque questo. Per lo più, tranne in alcuni casi sfortunati, mi sembra di vedere che sia un fenomeno relativamente transitorio e speriamo che rimanga tale. Certo, ovviamente. Ritorniamo sempre al discorso che non abbiamo dati, quindi oggi, diciamo, mentre stavo sfogliando le notizie, ho letto di Justin Bieber, il cantante, e ho letto che lui ha una sindrome che si chiama Ramsay Hunt. Onestamente non la conosco, però lui ha praticamente una metà del viso che è paralizzato, infatti non può cantare, non può fare nulla, al momento ha messo in pausa il suo, penso, tour. Ma questa sindrome Ramsay Hunt potrebbe avere qualche relazione con il nostro amico vaccino? È ipotizzabile, perché abbiamo parlato proprio di herpes zoster e diciamo un'infezione particolarmente forte a livello del nervo facciale, è praticamente con l'herpes zoster è questa patologia che citavi tu. Quindi è stato già pubblicato la riacutizzazione dell'herpes zoster, che può esplodere, diciamo, in punti diversi. Si avviene a livello facciale, avviene questa brutta paralisi, e quindi sì, è possibile che ci sia una correlazione. Quindi ci sono stati, diciamo, altri casi di questa sindrome? Io è la prima volta che la sento in vita mia, Ramsay Hunt. Ci sono stati altri casi subito dopo questa vaccinazione? Di questa in particolare ho letto poco e nulla, ma i case report oramai non li leggo più perché sono troppi
se uno li mette insieme sembra che può succedere veramente di tutto dopo la vaccinazione. Però questo è un dato interessante fino a un certo punto, è più interessante quelli che purtroppo magari accadono in maniera più frequente, tipo il nervo uditivo che si infiamma e l'acufene che rimane permanente, che adesso è un'altra dei segni, anzi dei sintomi che vengono riportati più frequentemente dalle persone. Dipende, è strano proprio perché non c'è una connessione diretta tra l'inoculazione e un certo tipo di problema, c'è con la miocardite, c'è con altre cose, ma come vedete, essendo un qualcosa di cui si hanno poche informazioni, man mano che passa il tempo e si raccolgono i dati, allora a quel punto fare le correlazioni diventerà più facile. Sottolineerei che per fare le correlazioni c'è sempre bisogno di avere poi un gruppo di controllo, cioè che comunque un gruppo che non ha fatto questo tipo di terapia, e che questo è super utile per tutti quanti, perché dal confronto dell'emergenza di problemi di un tipo o di un altro in uno dei due gruppi è possibile trarre ulteriori informazioni e eventualmente terapie dove fossero necessarie. Certo. Mi collego qua alla prossima domanda che è inerente. E i casi di epatite nei bambini piccoli? Anche qui ne sappiamo poco, sinceramente. C'è chi ipotizza una correlazione con i vaccini, anche se da quello che ho letto sono successi anche in bambini in fascia d'età nella quale non avrebbero dovuto avere l'inoculazione. Quindi se ci sia poi... Non lo so, in realtà non posso parlare di cose di cui non abbiamo dati. Certo, lo capisco. Però diciamo fa strano che dei bambini hanno, cioè bambini non dovrebbero avere questo genere di malattie, e se giusto accade dopo la vaccinazione uno fa 2+2, diciamo, di solito, più o meno. Sì, però ci sono anche questi casi di bambini magari sotto i 5 anni, per esempio, di cui ho letto, quindi quelli uno dovrebbe escludere in teoria una correlazione vaccinale, perché non ci dovrebbe essere stata, almeno spero che non ci sia stata. Certo. Per quanto riguarda, qua ti chiedo un'altra stima, dottore, una stima diciamo a livello proprio a lungo termine, visto che non abbiamo dati, ma secondo la sua esperienza di dottore, insomma, secondo lei quale potrebbe essere lo scenario diciamo più auspicabile, prevedibile per gli effetti a lungo termine di questi vaccini? No, ma è meglio auspicabile, in questo caso è il termine giusto. Facciamo uno scenario auspicabile, uno scenario non auspicabile, cioè quindi un po' sfortunato. Ma allora, diciamo, come scenario auspicabile è che queste riattivazioni di precedenti patologie, questi problemi, per esempio tumorali che esplodono in maniera importante post vaccinazione, probabilmente sempre legati a una, speriamo, temporanea riprogrammazione del sistema immunitario, cosa che in qualche maniera sembrerebbe essere indicata da quel dato di cui ho già parlato abbastanza volte, che è la negativizzazione della protezione offerta del vaccino, che è un elemento che può accadere per magari qualche altra ragione, ma la più plausibile, almeno quella a livello di ipotesi, sia appunto che c'è una perdita di forza e di efficacia del sistema immunitario, per cui è più facile ammalarsi. Tanto per capire, io sono un ex ingegnere, di medicina non ne capisco assolutamente nulla, però negativizzazione dell'efficacia mi ha solleticato un pochino l'orecchio, nel senso che dopo ho studiato io i numeri reali, sotto lo zero si va in negativo. Quindi negativizzare l'efficacia di qualcosa significa danneggiare qualcuno? Cioè danneggiando per un certo ammonto stiamo danneggiando queste persone, giusto? Allora, quello che succede è che il dato originale che era stato proposto del 95% di protezione dall'infezione sembra essere reale, sempre se lo fosse, poi era la famosa
in riferimento al placebo, non in termini assoluti, questo valore che è stato utilizzato, però era riferito a una protezione osservata per una sperimentazione di 2 mesi. Da questo valore, appunto, ipotetico già, ma comunque particolarmente alto, si è visto con il passare del tempo, specialmente in uno studio fatto in Svezia su praticamente l'intera popolazione, ma poi confermato da dati italiani, israeliani, canadesi, del Qatar, che con il passare del tempo invece la protezione offerta dal vaccino, cioè in teoria la possibilità di essere protetto dall'infezione, con il passare del tempo arriva intorno al 7° mese ad essere praticamente zero, e andando oltre diventa negativo. Che cosa vuol dire diventa negativo? Vuol dire che la persona vaccinata, per esempio, con 2 dosi, ma adesso lo sappiamo anche con 3, passato del tempo tende ad infettarsi, non ammalarsi, ma infettarsi più facilmente di una persona non vaccinata. E questo è un dato che è incontrovertibile. Appunto, come dice lei, il fatto che ci sia un grafico che dal positivo scende al negativo, al di là di quanto possa sembrare strano, va preso in considerazione, perché qualcosa significa. E cosa esattamente significhi non lo sappiamo, ribadisco, l'ipotesi più al momento più plausibile sia una perdita di efficacia del sistema immunitario. Ci auguriamo che questa perdita di efficacia sia limitata nel tempo e che il corpo, come di solito fa, riesca a recuperare la funzionalità che aveva prima. La situazione diventa più complessa se invece questo tipo di stimolo viene ripetuto nel tempo, anche in tempi abbastanza brevi, perché questo è stato riportato anche in letteratura, si sa che può dare il rischio di un'anergia del sistema immunitario, cioè di una perdita dell'efficacia e della forza stessa. Quindi, diciamo, tecnicamente si sta danneggiando la persona. Si stanno abbassando le difese immunitarie. Le difese immunitarie ci proteggono da tutto, ci proteggono dai virus, dai batteri, dai tumori stessi che si sviluppano all'interno del corpo. Quindi ci si sta esponendo a una finestra di pericolo. Esatto. Io mi ricordo da piccolo, ho visto Esplorando il corpo umano, era una serie di videocassette. Io ricordo. Era di Albert Barillet, mi pare un francese, era una serie di cartoni animati fantastica in cui mostrava come funziona il corpo umano, degli anni 70 credo. Mi ricordo anche la puntata degli anticorpi quando distruggevano i tumori. È vero, noi ci dimentichiamo ogni tanto, ma i tumori si formano costantemente nel corpo e il sistema immunitario li uccide subito, pam pam. Se non li uccide poi si espandono e diventano problemi grossi. Questa è la mia conoscenza medica, si limita soltanto a questo. Dottor, la prossima domanda che volevo farle riguarda qualcosa che mi sono esercitato anche a dire. E allora, è una sostanza che si è trovata nel vaccino, che è il polietilenglicole. Non so se l'ho detto corretto. Ok, attimo. Molti studi sostengono che questa sostanza è una delle cause principali di anafilassi successivi alla vaccinazione. Secondo lei, quali potrebbero essere gli effetti sul corpo di questa sostanza qui? Ma il PEG viene utilizzato non solamente nei vaccini, viene utilizzato in un sacco di farmaci da un sacco di tempo, a livello soprattutto nanotecnologico è una sorta di piattaforma che può essere utilizzata per una serie di ragioni, quindi comunque è un componente abbastanza comune. È vero, può dare in alcune persone delle reazioni di tipo anafilattico molto importanti. Infatti, una delle poche ragioni per la quale tendono a dare l'esenzione alla vaccinazione è se qualcuno risulta positivo all'allergia al PEG. Non è un test facilissimo da fare, però si può anche fare. Normalmente lo fa chi ha già una storia allergica di tipo importante. Chiaro, chiarissimo. Io non conoscevo. In quali altri medicinali ho utilizzato? Se è un sacco. Occhio non lo so, perché comunque fa parte proprio, diciamo, di quei componenti strutturali, chiamiamoli così, di un sacco di farmaci di nuova generazione. Ok, facciamo un attimo un salto in Svizzera. Io ho sentito che ci sono delle cliniche in Svizzera che hanno proibito per un anno a un vaccinato di donare il sangue.
cioè praticamente se uno si vaccina per un anno non può donare sangue, in alcune cliniche almeno, non so esattamente quali. In Italia non è così, si può, diciamo, donare il sangue liberamente. Secondo lei, dottore, anche soltanto una trasfusione di sangue, sia verso un vaccinato che verso un non vaccinato, oggi potrebbe, diciamo, rappresentare un pericolo per la salute della persona che si fa la trasfusione, ovviamente? È difficile dirlo. Sì, oggettivamente difficile da dire. Sarebbe eventualmente necessario che chi si occupa di questo tipo di elemento terapeutico, se è stato proposto in Svizzera, immagino che lo avranno fatto perché avranno notato qualcosa. Sarebbe più utile che ci dicessero eventualmente cosa hanno notato, così che uno potesse anche capire perché di una scelta di questo tipo, altrimenti diventano comunque tutte teorie, più o meno basate sulla realtà, ma comunque teorie sulle quali ho di solito difficoltà a dare pareri, perché sono teorie, sono opinioni. Non sono stati testati, diciamo, lei dice ovviamente non sono stati testate queste cose, non sappiamo se potrebbe, diciamo, avere qualche effetto. Ma c'è qualcuno, no, che vorrebbe fare, non so, un'analisi accurata, se c'è una differenza di qualche tipo nel sangue delle persone post vaccinazione, eventualmente in tempi diversi? Sarebbero anche dati comunque interessanti per comprendere meglio la fisiologia di questo tipo di interazione farmacologica, ma chi lo fa? Cioè, tutte quelle che sono le ricerche che in qualche maniera potrebbero far suonare un campanello d'allarme hanno comunque bisogno di un'approvazione del comitato etico e di soldi per la sperimentazione. E in questo momento la vedo complicata che qualcuno si metta a fare cose di questo tipo. Infatti, più che altro ci abbiamo report di altro genere che vengono fuori dall'analisi dei dati, ma che qualcuno si metta a fare sperimentazioni di questo tipo comunque è molto complesso, visto il periodo storico che stiamo vivendo. Immagino che non ci sia molta volontà di spendere soldi per questo genere di ricerca, mi sa. No, c'è la volontà di dire che il vaccino è sicuro ed efficace, l'abbiamo sentito fino alla lezione della storia, nonostante adesso sia molto più chiaro a chiunque ha approfondito un pochettino la storia che esattamente così non è, però a livello, diciamo, ufficiale, scientifico, governativo, la narrativa è sempre la stessa. Una volta ho letto un articolo di Matteo Gracis durante la pandemia, in cui era della Repubblica, credo, in cui c'era scritto, lui ha fatto un video leggendo questo articolo, diceva: noi politici dobbiamo convincere i dottori a vaccinarsi. Lui stesso ovviamente diceva: ma io casco dalle nuvole, cioè, ma come fa ad avere senso questa frase? Non ha senso questa frase, cioè, ed era su Repubblica, io me lo ricordo, parliamo di proprio più di 6 mesi, però. Ma guardate che la verità è che quando hanno incoraggiato i medici all'inizio a fare la vaccinazione, si sono vaccinati circa il 30% dei sanitari, 30. A quel punto si sono accorti che forse il messaggio non era così incoraggiante se solamente un medico su 3 praticamente si vaccinava e 2 no, e allora hanno messo l'obbligo, e all'obbligo chiaramente ha avuto l'efficacia che ha avuto, e come dicevo prima diventa a quel punto anche umanamente comprensibile che nella mente di alcune persone, diciamo, meno ispirate o magari senza un livello che chiamiamo di spiritualità o di etica particolarmente alto, il pensiero diventa: se hanno costretto a vaccinare me, vi vaccinate pure voi. È vero, la mentalità, diciamo, dell'alveare. Un'altra cosa, diciamo, riguardo le sue ricerche, per quanto riguarda i vaccini e i rapporti sessuali, ci potrebbero essere, diciamo, dei rischi che riguardano la fertilità? Oppure anche la trasmissione stessa del vaccino attraverso il rapporto sessuale? Si ha qualche dato a riguardo? Sulla trasmissione no. Sulla fertilità in teoria hanno detto che non doveva esserci nessun tipo di problema, però c'è stato uno studio italiano che si chiama MECOVAC, fatto dal professor Bizzarri e dal professor Cosentino
e dal dottor Laganà, che hanno fatto un'indagine per vedere se c'erano disturbi mestruali nelle donne dopo la vaccinazione. È uscito fuori che tra la prima e la seconda dose c'è una percentuale di donne che va tra il 50 e il 60% con la prima dose, tra il 60 e il 70% con la seconda dose, che ha disturbi mestruali dopo la vaccinazione. Ora, arrivare a percentuale intorno al 70% significa che è più facile averli che non averli. È peccato che in teoria non ci dovrebbe essere nessun tipo di effetto su quello che è il ciclo mestruale, che viene coordinato dall'ipofisi, dall'ipotalamo e dall'ovaio. Se questo accade, comunque indice che in qualche maniera questo prodotto farmacologico interagisce con questo asse. Altro elemento che sarebbe di fondamentale interesse a questo punto sarebbe capire a quale livello agisce e come, e se è una cosa transitoria, come lo stesso studio sembra suggerire per il 50% dei casi, oppure nei casi che sia meno transitoria, ancora meglio, ancora di più, capire qual è il meccanismo fisiopatologico dietro, perché chiaramente se il ciclo diventa, cambia, comunque significa che qualcosa a livello di fisiologia riproduttiva sta accadendo, forse è il caso di sapere che cosa. Certo, quindi se c'è un effetto inaspettato in quella, diciamo, zona del corpo, si dovrebbe indagare prima di, diciamo, darlo così, diciamo, liberamente, giusto? Si dovrebbe capire, sì, cosa. Ma soprattutto, ecco, cioè, e poi lo date alla donna in gravidanza. Infatti, a riguardo, infatti, la prossima domanda era proprio riguardo questo. Darlo a una donna in gravidanza ha senso, secondo lei? Allora, come ho avuto ultimamente più volte modo di dire, no, il senso secondo me non ce l'ha per una semplice ragione. Che non esiste nessuno studio e nessun dato sulle donne in gravidanza, che sul bugiardino di questi prodotti c'è scritto di non darlo alle donne in gravidanza, ma di parlare con il medico, che sul sito di Pfizer BioNTech c'è scritto, alla domanda specifica, posso prendere il Comirnaty in gravidanza, c'è scritto, non abbiamo i dati di sicurezza e efficacia sulle donne in gravidanza, parlatene con il medico. Poi invece a livello di AIFA EMA viene detto, sì, vaccinatevi tranquillamente in gravidanza. Anche se non abbiamo i dati, perché gli unici dati disponibili erano quelli sui topi. Adesso stanno facendo una raccolta dei dati di sicurezza direttamente sul campo, cioè sulle donne incinte che sono state trasformate letteralmente in cavie assolute, perché prima di loro non è stato testato su nessuno tranne che su topi. E questo secondo me rimane il momento, probabilmente il punto più basso a livello scientifico di tutta quanta la storia. Cioè i ginecologi che dicono vaccinatevi che è sicuro, l'EMA che dice vaccinatevi che è sicuro ed efficace e la casa farmaceutica che dice non ho i dati. Questo credo che raccolga tutta la situazione della follia che stiamo vivendo da un anno a questa parte. Quello che lei ha appena descritto è un incubo, lo sa, vero? Ma non l'ho descritto io, purtroppo è quello che è. No, lo so. L'ho visto anche io che non sono nel settore, però dico, è un incubo, è letteralmente un incubo. Ma l'incubo è veramente perché non c'è il rispetto per le persone, non c'è la trasparenza né nei dati, né nella raccolta dei dati, né nella spiegazione alle persone di che cosa si fa, perché alle donne incinte nessuno gli ha detto guarda che sarai la cavia sperimentale, dovrebbe andare tutto bene, però lo vedremo col passare del tempo. Perché se l'avessero detto così, che è la verità, quanti si sarebbero a quel punto fatti la vaccinazione in gravidanza? Mentre ti dicono che non puoi prendere neanche la tintura per capelli o farmaci di altro tipo perché è troppo pericoloso, però invece entrare in una sperimentazione senza dati va bene. No, se beve un bicchiere di vino una donna in gravidanza è un'assassina. O un bicchiere di champagne. Non lo so. Io ho un'amica, guardi, dottore, io ho un'amica americana che era incinta quando è scoppiata tutta questa pandemia e lei si è andata a vaccinare mentre era incinta, raccomandato dal suo medico, quindi non è soltanto in Italia il problema, mi sa. Purtroppo. Comunque, andiamo avanti. Si parla di vaccino influenzale, diciamo, a ripetizione, di fare richiami e vaccinazione, diciamo, Covid. Ho sentito dire anche che li stanno mettendo insieme, stanno tentando di fare un vaccino unico, giusto? O sbagliato? Sì. Ne sa niente? Sa dirci qualcosa riguardo questo? Beh, sappiamo poco, perché chiaramente non è che può essere ancora uscito niente, però stanno lavorando appunto
a un eventuale vaccino ad ampio spettro e pensando anche di combinarlo con l'antinfluenzale. Per il business diventa un discorso abbastanza comprensibile, no? A questo punto diventa una vaccinazione annuale, che significa una revenue annuale importante, perché ricordiamo che la vaccinazione non viene fatta normalmente alle persone che hanno una patologia, ma viene fatta ai sani. Vaccinare i sani, anzi, trattare farmacologicamente i sani, è sempre stato il sogno dell'industria farmaceutica, perché significa, al posto di prendere la percentuale di persone che è malata e fare delle terapie, se posso fare delle terapie ai sani, ho fatto bingo, perché i numeri sono ovviamente completamente diversi. Forse c'è bisogno, nel valutare le cose, l'efficacia, la necessità o meno di alcune cose, che si tenga presente che esistono purtroppo dei conflitti di interesse che, solo per il fatto che siano dichiarati, non significa che scompaiano, e magari quando ci renderemo conto che sarebbe meglio che la parte scientifica e farmacologica fosse molto lontana dalla parte invece economica che si muove dietro questo tipo di studi, perché sono le case farmaceutiche stesse, allora forse potremo tornare a parlare di scienza e non di conflitto di interesse. Dottore, lei è un complottista, i conflitti di interesse non esistono. No, è questo che ci dicono alla fin fine, dai. È come dirci che i complotti non esistono, la politica è tutta la luce del sole, i politici sono onesti, cioè tutto questo è assolutamente un mucchio di letame. Per me non ha il minimo senso. I complotti esistono nei condomini, fra i gruppi di amici, anche di 5-6 amici, ci sono i complotti, quelli che si parlano alle spalle. Queste cose esistono, è incredibile che oggi, a livello di grandi aziende, non lo vediamo più. Noi lo fanno per il nostro bene, la Pfizer lo fa per noi. Cosa ne pensa di questa frase? No, penso che in realtà questi complottisti, temo che bisognerà ascoltarli un pochettino, perché nel passato, tornando indietro nel tempo, purtroppo avevano ragione su quasi tutto, perché dal QR code a tutto ciò che ne è seguito, sembra che ci abbiano ragione questi. Francamente, qualche pensiero inizio a avercelo pure io. Beh, come non averlo, come non averlo. La prossima domanda, siamo quasi alla fine, grazie della sua pazienza. La prossima domanda è sul vaccino proteico Novavax, di cui ho sentito parlare. Anche una persona molto vicina a me mi ha chiesto, anzi, più informazioni possibili. Io all'inizio non ho trovato nulla. Le chiedo, lei cosa, che differenze trova fra il Novavax e gli altri vaccini Covid? Meglio degli altri o meglio non farlo? Parliamo sempre di studi che sono estremamente limitati prima dell'immissione in commercio, come se tra l'altro fossimo sempre in questa emergenza, che mi sembra che sia tra l'altro finita da un pezzo, ma l'emergenza quasi quasi sta diventando il nuovo normale, speriamo che così non sia. Per spiegarlo in termini molto semplici, mentre i vaccini di cui abbiamo parlato fino adesso sono a mRNA, alcuni, in particolare Pfizer e Moderna, sono a DNA, altri, ed erano l'AstraZeneca, lo Sputnik, questi sono detti proteici perché non contengono l'informazione necessaria perché le nostre cellule producano la spike, ma hanno all'interno la proteina della spike stessa. Quindi il meccanismo teoricamente è un pochettino, secondo me, più tranquillo, perché comunque, piuttosto che andare a toccare la produzione a livello intracellulare di queste proteine, quantomeno vengono dall'esterno. Però in letteratura è stato già descritto che la spike, che prima si credeva fosse un elemento innocuo, così innocuo non è, ed è una parte in realtà tossica del virus. Perché tra l'altro si scelga sempre di puntare sulla spike e non su parti del virus, tipo il nucleo o il capside, che sono un pochettino più stabili, non lo so. Però sul Novavax, diciamo, ho letto troppo poco per potermi sbilanciare. Io avevo letto che le spike erano fatte su cellule di falene. Non lo so. Insomma, comunque,
è un, diciamo, secondo lei sarebbe un pochino meglio come procedimento a livello proprio chimico, a livello giusto? Sarebbe un pochino, diciamo, escludere la parte di sinterizzazione della proteina all'interno della cellula, secondo me, a me mi rassicura un po' di più. In qualche maniera fa tornare in mente a quelli che chiamavamo vaccini prima. Poi, se questo sia esattamente così o il prodotto sia più complesso, come mi è stato riferito da alcuni colleghi, non ci posso entrare, perché vi dico la verità, mi sono occupato di altro, perché non è che si può mettere a approfondire qualunque cosa. E poi, tra l'altro, uscire ancora questi vaccini dopo 2 anni e mezzo dalla comparsa della spike originale, che nel frattempo è mutata ed è rimutata e rimutata e rimutata, francamente è un discorso che di logico non ha niente, a questo punto anche di medico. Certo, ovviamente. Penultima domanda riguardo il vaiolo delle scimmie. Secondo lei è una nuova finestra di Overton? Io mi auguro che non sia il repeat di quello che abbiamo visto con il Covid, perché l'inizio è stranamente simile, cioè con tranquillizzamento, è tutto a posto, non c'è nessun problema, abbracciate i cinesi, facciamo i drink e tutto quanto il resto, assolutamente negli uomini non può far nulla. Gli stessi personaggi che poi in televisione sono rimasti per 2 anni a terrorizzare la popolazione, ricordo che all'inizio dicevano che era una burla, non il presidente di Pfizer, però nomen omen, esatto. Però speriamo che non segua lo stesso percorso, anche perché in teoria non ci sono gli elementi fisiologici perché questo accada, perché è un tipo di contatto e di trasmissione completamente diversa. È stata fatta un'esercitazione a marzo del 2021, sempre sponsorizzata dai soliti personaggi, che prevedevano per il, mi viene da ridere, nel maggio 2022 un ipotetico attacco batteriologico con il vaiolo delle scimmie, che poi si scopriva nel tempo, perché hanno fatto una timeline che entro il 2023 non so quante persone sarebbero morte, perché in realtà era un'arma batteriologica appunto utilizzata da un gruppo terroristico. Ora immagino che non possa accadere davvero questo, perché non sarebbe al di là del digeribile. Sarebbe proprio vivere un libro di fantascienza, proprio viverlo. Comunque sì, no, vedremo. Più che altro perché io vedo l'energia che mettono i media e anche che fanno, diciamo, tutte le stesse pagine più o meno ormai, non c'è più differenza. Ma il discorso al di là di tutto comunque è quello di in qualche maniera mantenere lo stato di tensione e di paura. Sì, perché infatti Non è una novità, ma comunque con la paura il controllo che si esercita sulle masse è molto più facile, e con la serenità chiaramente hai bisogno di fare dei discorsi più complessi, più logici, più profondi, più dettagliati, e diventa un po' più complicato. Certo. Dottore, le faccio l'ultimissima domanda. E allora, visto che le fonti di conoscenza classiche sono inaffidabili, ne abbiamo parlato proprio adesso, e poco credibili, poiché quasi sempre piegate comunque dalla pioggia di denaro proveniente dalle case farmaceutiche, con i dati a disposizione, secondo lei, si possono organizzare degli studi scientifici indipendenti e in contatto con medici che possono mettersi a disposizione per un simile progetto? Ma ci sono tanti, tanti gruppi che comunque piano piano stanno lavorando. A livello proprio internazionale ci sono paesi che magari hanno aderito in maniera non così massiccia, dove fanno delle sperimentazioni molto interessanti, per esempio penso all'India, e qua qualcuno farà anche sorridere, però se uno va a guardare i dati di infezione e mortalità dell'India rispetto ai nostri non c'è veramente niente da ridere, ci sarebbe da piangere. Però penso che con il tempo, cioè una parte, cioè non è che all'improvviso tutti i ricercatori o tutti i medici sono entrati a far parte di questo nuovo culto. C'è un gruppo più o meno nutrito, comunque adesso secondo me notevolmente in crescita, che comunque ha voglia di riprendersi la lucidità di pensiero e di venire in aiuto alle persone che magari stanno sperimentando
dei problemi molto seri post-vaccinali, appunto come abbiamo accennato prima. Quindi la gente comunque non è stata lasciata da sola, chiaramente non escono le cose prima che in qualche maniera siano strutturate in maniera tale da poter essere utili da un lato e possibilmente non attaccabili dall'altro, perché quando si danno dati di tipo differente è molto facile diventare un bersaglio. Allora a quel punto piano piano le cose miglioreranno, purtroppo ci vuole il periodo di tempo che ci vuole perché la scienza possa dedurre le proprie conclusioni. Questo fa sempre parte dello stesso discorso. Certo, se le conclusioni come la storia dei vaccini le abbiamo avute fin dall'inizio non sono mai modificate, questo di scientifico che cosa c'ha? Praticamente niente. Assolutamente nulla di scientifico, assolutamente. Dottor Fraiese, io la ringrazio tantissimo di essere stato nostro ospite oggi, è stato un grande piacere avere la sua intervista. Intanto io rimando i nostri spettatori, ringrazio tutti i nostri spettatori per aver seguito questa puntata di Come Don Chisciotte Incontra. Alla prossima puntata, speriamo che Massimo si riprenda, la prossima volta troverete lui. Grazie professore. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Arrivederci.